Bueno, antes que todo, gracias por venir. Bienvenido en mi casa. Para los que no me conocen, mi nombre es Leonardo Fumarola. Soy el chef del restaurante L'Adesso, donde están aquí. Y estamos en el marco de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. Un agradecimiento al Instituto Italiano de Cultura que permitió ese evento hoy. ¿Y para qué estamos? Para mostrar lo que es la verdadera cocina italiana. Nosotros lo hacemos acá todos los días en Argentina, pero para eso vino Domenico y Antonio. Domenico es el chef ejecutivo de un restaurante en Roma, La Torre. Enoteca La Torre. Enoteca La Torre, 2 estrellas Michelin. Así que tenemos ese gran placer de tenerlo acá. Un aplauso para Domenico. Yo le voy a traducir mientras él habla y si alguien no entiende algo, vamos a tratar de ser lo más rápido posible en la traducción. Si alguien no entiende, me preguntan y lo vamos a volver a decir, ¿sí? Avanti, Domenico. Ok, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui a Buenos Aires, è la mia prima volta in Argentina, ma conto di ritornare. Il piatto che abbiamo proposto oggi, abbiamo cercato di fare un piatto che racchiuda 3 preparazioni diverse in modo da poterle utilizzare anche in preparazioni differenti. Bueno, dico che è su prima vez in Argentina e che non va a essere la ultima. Lo que va a ser es un plato con 3 preparaciones distintas, ¿sí? Va a arrancar ahora con lo que es la salsa. Sí, diciamo el primo pasaggio que andiamo a fare, porque ha bisogno de una cottura que va da 1 hora y media a 2 horas, es la salsa al pomodoro. Lo que se necesita primero es la preparación de la salsa al pomodoro, porque necesita mucho tiempo, 1 hora y media, 2 de cocción. Ok. Allora, aggiungiamo olio d'oliva. Riscaldiamo l'olio ovviamente e aggiungiamo sedano Abbio. Tagliato a cubetti, carota e cipolla. Un po' di sale. Diciamo che la cosa importante per le verdure è farle prima appassire, quindi delicatamente, e poi successivamente alzare la temperatura e rosolarle. Lo primero a fuego bajito para que las verduras se van estofando y después se levanta la llama. Un po' di aglio. Come dicevo prima, questa è una salsa pomodoro classica. Noi la possiamo utilizzare in diverse preparazioni. In questo caso noi useremo solo pomodoro. In un altro caso, se voi aggiungete nella stessa salsa la carne macinata, noi oggi faremo le polpette, classiche meatballs. Questa è la classica salsa di tomate, salsa di pomodoro come la chiamiamo in Italia. Pero esa es como una salsa madre, es una base donde de ahí vamos, podemos agregar varias cosas. Hoy va a meter albóndiga, va a ver, pero ponemos carne picada, hacemos una salsa boloñesa, ¿sí? Okay. Nel frattempo que la salsa, diciamo el fondo de la salsa continúa a cuocere, Antonio inizierà a fare le classiche polpette napoletane. La polpetta può cambiare anche in questo caso, la cucina italiana è bella perché varia, cambia da regione a regione. Che va a essere l'albondiga ora e è una classica polpetta di Napoli. Antonio viene de, Domenico viene da esa zona, di Gragnano esattamente, che è dove stanno lo grande pastificio in Italia, dove seccano todavía la pasta al sol. Sì, giusto. Giusto. Y esa es como una preparación clásica, es la preparación del domingo, toda la nonna hacían eso, mi nonna también lo hacía, así que... Okay. Aquí abbiamo carne macinata clásica di manzo,
aggiungiamo sale, carne vacuna, pepe, pane, pane vecchio del dì anteriore. Bagnato con acqua e latte. E se è más viejo, me corto da via. Sì. Allora, questo ci serve perché fare una polpetta solo di carne macinata in cottura diventa dura. Aggiungere pane raffermo ammollato in acqua e latte ce la rende più morbida. Poi qui diventa una questione di gusti. Le nostre nonne aggiungevano molto pane perché non c'era carne, quindi erano furbe. Noi aggiungiamo un po' di carne in più. Parmigiano. Un pomodoro? Sì. Ok. Ok, adesso aggiungiamo il pomodoro. Pomodoro pelato. Pomodori pelati e in questo caso li abbiamo passati con il passaverdure. Son tomate latta, tomate italiano, pero están pasado con, no sé si conocen el pasaverdura, que es donde la idea cuál es, sacar la semilla, piel ya no tienen, porque la semilla es la que tiene la acidez del tomate, por eso se le saca, se pasa por el pasaverdura. Ok, parmigiano y aggiungiamo due uova. E le impastiamo. Come dicevo prima, anche la polpetta cambia da località a località, da regione a regione. Questa è una polpetta classica. C'è chi a casa, tipo mia mamma, aggiunge macinato di maiale. Che va cambiando di zona a zona e la mamma aggrega carne di cerdo. Sì. Se a voi piace molto speziata, quindi più saporita ancora, c'è chi aggiunge aglio tritato, prezzemolo tritato. Diciamo che a noi faceva piacere farvi vedere la base, quindi abbiamo già visto due preparazioni diverse, salsa di pomodoro, polpette. La salsa di pomodoro la potete utilizzare in qualsiasi altro modo. Cioè questa potrebbe essere una salsa base per fare anche una classica arrabbiata, più carica di aglio, basilico, origano, prezzemolo, peperoncino, diventa una salsa differente. Potete aggiungere guanciale e fare una simil matriciana. Non è proprio così, però può essere anche utilizzata in questo modo. Creo que entendieron todo eso, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Digo que es la base, como decía antes, la base para hacer más salsa. Si le agregan ají, putapareo, perdón la palabra, ajo, hacen una arrabbiata. Y si le agregan guanciale, que es guanciale, es el cachete de cerdo, se trata como una panceta y se puede hacer una matriciana. Adesso facciamo delle polpette piccole che poi friggeremo e andremo ad aggiungere nel sugo. Quindi la carne dà sapore poi al sugo. Che ora primero vanno a freire la salmondica e poi si pone dentro la salsa. Eso hace che la salsa tome sapore. Adesso passiamo alla preparazione degli gnocchi. Anche in questo caso questa è la mia di ricetta, poi ognuno la modifica come meglio crede.
Allora, questa è una classica patata bollita. Bollita, acqua abbondante, sale. L'importante delle patate è che la cottura deve avvenire delicatamente, quindi deve sobbollire, mai bollire forte. Che cosa succede? In questo caso, patata argentina, ho visto che ha una buccia sottile. Se va a rompersi la buccia, l'acqua entra all'interno. Bueno, voy a decir algo que no lo dijo él, sino que el tema de los gnocchi acá en Argentina, ¿no? Es algo, parece algo muy simple, pero en realidad, ¿dónde está el truco? En las papas, ¿sí? Para hacer gnocchi se necesitan papa blanca, pero no, paren, paren, no por la cáscara, porque acá hay papa blanca y papa negra, porque una está limpia y una está sucia, no, no es así. Es papa pasta amarilla y papa pasta blanca. En Argentina tenemos solo la papa a pasta amarilla. Son muy buenas para hacer puré, para hacer frita. Son riquísimas, de verdad, son muy ricas. Pero no sirven mucho para hacer los gnocchi. Pero eso no significa que no se puede hacer. Entonces ahora sí voy a traducir lo que dijo Domenico, que hay que hervirla, se arranca con agua fría y con sal, pero muy delicadamente, no tiene que estar hirviendo muy fuerte. Sobollire, o sea, despacito, ¿sí? Y es importante cómo hacerla en el momento. Otro truco, que no es un truco sino una técnica, es hervirlo con cáscara. Porque si no, ¿por qué se hierve con cáscara? Porque si no, toda el agua entra dentro las papas. Entonces vamos a necesitar más harina todavía. ¿La idea cuál es? Muchas papas y poca harina. Eso es lo gnocchi en realidad. Patata fatta bollire o al forno o sotto sale, schiacciata da tiepida. Quindi tiepida o calda, in questo modo. Tibia o caliente quando la vamo a... Non fredda, mai fredda. Altrimenti diventa tipo colla. Ok. Andiamo a mettere su un banco. Un'altra cosa molto importante è quando va aggiunta la farina. Quindi patata bollita va stesa su un banco, va lasciata raffreddare. Mai aggiungere la farina quando la patata è bollente. Cosa succede? Si cuoce la farina, l'acqua diventa collosa. Dopo, quando la andiamo a stendere, dobbiamo aggiungere sempre farina. Quindi patata tiepido, fredda. La andiamo a condire, anche in questo caso diventa una questione di gusto. A me piace aggiungere solo un po' di parmigiano, un po' di sale. Entonces digo que nunca hay que agregar la harina cuando está caliente la papa, o sea que hay que pisarla caliente, pero después hay que dejarla enfriar arriba la mesada de trabajo, porque si nosotros le agregamos la harina en ese momento se transforma en algo pegajoso, ¿sí? Entonces, y ahí siempre vamos a necesitar siempre como más harina también. Anche in questo caso la cosa migliore, sempre un segreto di mia nonna almeno, è friggere le polpette il giorno prima. Cioè mia nonna friggeva le polpette il giorno prima in modo che si asciugavano bene e poi il giorno dopo le metteva nel sugo. In questo caso la polpetta restava compatta, però allo stesso tempo rilasciava più sapore all'interno del sugo. Almeno questo è il segreto di mia nonna, ora non so se è vero, però... Ok, bueno, abbiamo aggiunto... Alguien che non intendió che la abuela la freía il día anterior e la ponía nel tomate para que tome más sabor todavía. Ok. Siempre la cosa hecha del día anterior son más ricas. Così ci aiuta anche a velocizzare poi il giorno successivo, quindi per semplificare. Ok, un segreto che non è una legge, ma ci può essere la necessità di dover aggiungere un pizzico di zucchero all'interno della salsa. Anche, diciamo, a questo punto diventa sempre una questione che dipende dal pomodoro. Questo in Argentina è un... Sacrilegio? No, un sacrilegio no, al contrario, è un'abitudine ormai. No, in Italia no.
In Italia solo se c'è necessità. Ci sono diverse tipologie di pomodori. In Italia abbiamo centinaia di varietà di pomodori diversi. 500 varietà. Ognuno ha la sua peculiarità. Allora, quando si usa un pomodoro, in questo caso per le salse si usa un San Marzano, che è vicino, diciamo, in provincia di Salerno. Sono pomodori che comunque hanno un sapore abbastanza, diciamo, dolciastro, ma non eccessivamente dolce. In quel caso non si aggiunge zucchero. Però può capitare che alcune aziende lavorino con pomodori un po' più acidi, a quel punto ci aiutiamo con un po' di zucchero, come in questo caso. Bueno, digo que a según del tomate que vamos a usar, es vemos si es necesario o no meter el azúcar. En general, para hacer la salsa de tomate, se usa la variedad San Marzano, que es una variedad larga, que es lo que se utiliza para hacer los tomates en lata. En ese caso, es un tomate ya que es dulce y no necesita agregarle azúcar. Ok. A questo punto abbiamo messo sale, pepe e un po' di parmigiano. Aggiungiamo, la quantità in questo caso è piccola, quindi aggiungiamo un mezzo uovo, mezzo tuorlo e poi la farina. Ok, già le agregamo il sal, la sal, perdon, e la farina. Il queso parmesano. Y en ese caso, como es una pequeña cantidad, le puso solamente medio huevo. Sí. Allora, la ricetta, la mia ricetta dello gnocco di patate è un chilo di patate bollite. Io aggiungo 400-450 grammi di farina debole, 50 grammi di parmigiano, 2 tuorli d'uovo, sale e pepe a gusto. Però questa può cambiare in base alla patata. Le uova 2 per chilo, 2 tuorli per chilo. Tuorli per chilo. Un passaggio molto importante sempre per lo gnocco è cercare di sbriciolare ed amalgamare la farina in modo delicato, cioè non è un impasto di pasta, quindi non è un impasto di pasta fresca dove dobbiamo dare forza, ma è un impasto che deve restare delicato. Quindi si impasta, ma una volta che, diciamo, la patata ha assorbito la farina, ci fermiamo. Che non è che ammassarlo tanto, come si hace per una massa di pasta normale. All'inizio hay que ser como miguita para que se vaya tomando la harina y después juntar todo junto. Ecco qua. Questo è l'impasto, quindi è un impasto che, come vedete, cioè si spezza. Cioè si spezza, però non è elastico. Lo gnocco elastico non va bene. Non va bene. In questo modo si lavora anche molto facilmente, cioè andiamo, pronto. Muy rapido. Allora, intanto Antonio sta iniziando a friggere le polpette. Le polpette vanno infarinate, poi fritte, temperatura di 170-180 gradi. Non superiamo troppo i 180 gradi, perché altrimenti diventano troppo scure e la cottura penetra troppo all'interno. Noi non abbiamo bisogno di cuocere le polpette, ma solo di sigillarle. Che la temperatura è 170-180 gradi. ¿Por qué? Porque primero para que no se dore mucho, demasiado, que no se ponga oscura. Y en realidad lo que cuando freímos la albóndiga lo que necesitamos es solamente freírla externamente, no necesitamos que se cocine del todo adentro, porque después la vamos a cocinar dentro de la salsa, por lo cual solamente se tiene que dorar, que es, vamos a darle sabor. Si la metemos directamente en el tomate, vamos a hacer una albóndiga hervida, no es lo mismo. Ok, una cosa que... Una cosa che volevo far vedere, appunto, cioè uno gnocco impastato bene non ha bisogno, guardate, cioè non ha bisogno di altra farina per stenderlo, cioè un pochino va bene, cioè così, ma non troppo, cioè si stende da solo.
Se voi impastate con patate calde, farina calda, troppa acqua, quello che succederà è sempre fare degli gnocchi dove bisogna aggiungere perché non si riescono neanche a lavorare. Che non si necessita tampoco harina per lavorarlo, o sea, eso significa che sta ben hecho la massa. Si sta mal hecha, lo che necessitaríamos in questo momento è ir agregando la harina, perché se pegaría tutta la mano alla mesada. Adesso li abbiamo tagliati, la grandezza più o meno di 2 centimetri, non di più. Adesso andiamo a fare quello che si faceva nelle comuni case dei nonni, delle nonne. Andiamo a rigarli con la forchetta. Questa non è una cosa di abbellimento, ma è una cosa che ha un suo valore. Cioè si andavano a grigliare perché in questo modo prende più sugo. Quindi che non si rascia per un tema visivo, sino che lo che adesso è assorbire la salsa. Ma che assorbirla è agarrarla. Por eso la differenza también quando facciamo una pasta secca, trafilata al bronzo, perché tiene esa funzione, no? È un pochito eso il concetto. Sì. In questo caso il semolino si può usare per metterli in un vassoio. Il semolino è migliore per mantenere, sì, perché assorbe acqua. Ok. Non è aconsejabile farlo seccar, perché se no si forma come una crosta fuori. Sì. E no, la textura non è quello che possiamo fare. Quello che possiamo fare sempre per magari fare 2 porzioni è molto semplice. Fare come si usa da noi, cioè cucinare per 10 persone, 15 persone è più difficile. Quello che facciamo a casa è quello di sbollentarli in acqua bollente, sale e olio e poi lasciarli in un lato con un filo d'olio in una bacinella. Così al momento, diciamo che bisogna cucinarli definitivamente, noi già abbiamo bypassato un passaggio, quindi non ci servono 5, 6, 7 minuti in acqua, dove quando abbiamo quantità molto, cioè, molto grandi di gnocchi, quello che può succedere se lo gnocco non è fatto bene o non abbiamo potenza, diciamo, di fiamma, che si attaccano tutti. Invece farlo prima questo passaggio ti evita questo rischio, che noi li cuociamo un po' alla volta, li mettiamo in una bacinella con un filo d'olio, così al momento che la salsa è pronta noi li ributtiamo in acqua, un minuto, due minuti, li alziamo e li cuciniamo nella salsa. Che se facciamo grandi quantità, giustamente per non dejarlo afuera, lo che possiamo fare è hervirlo di a pochito, uno minuto, in acqua e sal e aceite, e poi lo dejamos enfriar con una gotita di aceite. Eso justamente para evitar que si hacemos mucho nos queden arriba la mesada todo, sino que hacemos un poquito y lo vamos cocinando y después en el momento que necesitamos cocinarlo, ahí sí reducimos el tiempo de cocción. Que si hacemos una precocción son 2 minutos más o menos y si hacemos la cocción directamente son 5 o 6 minutos, pero en realidad cuando los gnocchi suben arriba lo podemos sacar. Eso depende también, por eso hay que siempre el agua tiene que estar en proporción a la cantidad de eso vale para toda la pasta, no solo para los gnocchi, porque si nosotros ponemos una ollita así y le tiramos 1 kilo de gnocchi adentro, l'acqua si va a enfriar automaticamente. In realtà noi necessitiamo sempre una proporzione di acqua importante, è 1 litro di acqua per 100 grammi di pasta. Nell'attesa che la salsa si cucini per una mezz'oretta, adesso vi dico più o meno le quantità delle altre 2 preparazioni, della salsa al pomodoro. Allora, la salsa al pomodoro di solito noi oscilliamo per 1 chilo di passata di pomodoro
250 grammi totali di fondo. Per fondo cosa si intende? Sedano, carota e cipolla. La quantità, lo che dico sono la quantità della salsa di pomodoro, sì, la base. Cada chilo di passata, la passata è lo che le explicavo antes, passato giustamente, sin la semilla, sin la piel, che è lo che viene in bottiglia in realtà. E van 250 grammi di verduras, che è l'apio, la zanahoria e la cebolla. Poi, due spicchi d'aglio, due dienti di ajo e un po' di basilico. E albahaca. Sì. Questa è una salsa generica. È una salsa che, come abbiamo detto prima, aggiungendo carne macinata andiamo a fare la classica salsa bolognese, salsa più conosciuta italiana. È nel mondo. In Campania la salsa a pomodoro è un po' diversa, cioè in Campania non si usa sedano e carota nella salsa. In Campania si fa solo aglio, abbondante cipolla e poi andiamo a mettere pezzi grandi di manzo e pezzi grandi di maiale, costine di maiale, che diventa più saporito, perché cucina campana più grassa, più saporita, quindi ci piace aggiungere sempre, siamo generosi. La Campania è la regione che sta dove sta Napoli, in esa zona, e il ragù del domingo in realtà è fatto solamente con cebolla e ajo e pedazzo di carne vacuna e costiglia di cerdo. Mentre per quanto riguarda le polpette, siamo su un chilo di macinato, carne macinata. Sta dando la proporzione per la salbondica. Para... Sì. È un chilo di carne piccata. Due uova. Due uova. 500 grammi più o meno di pane. Pane bagnato in acqua e latte. 500, sì. Strizzato. Sale, pepe, parmigiano, aglio, basilico e a gusto. Se vi piace più saporita aggiungete, se vi piace meno forte di sapore la lasciate neutra come in questo caso. In questa preparazione, come dicevo prima, in questa ricetta abbiamo cercato di raggruppare tre ricette diverse in modo da poterle anche utilizzare con preparazioni diverse. Quindi la salsa a pomodoro l'abbiamo detta, gli gnocchi, questa è una ricetta base, poi li facciamo al pomodoro, che è buono. Li possiamo fare alla sorrentina, non so se voi conoscete, gnocco alla sorrentina, con mozzarella gratinati al forno. Gnocco è molto buono anche con il pesce, quindi frutti di mare. Facciamo una salsa classica di vongole, cozze, basilico, pomodorini. Quindi è molto versatile, sono tre ricette che sono versatili. Allo stesso tempo anche le polpette, in questo caso la polpetta nasce nel sugo, ma poi si è evoluta. Quindi... L'albondica nasce nella salsa, poi si può comere in altra maniera, o sea, si può comere solamente fritta, la freímo e la comiamo tal qual. De hecho, io mi ricordo quando io era chiquito che mia abuela, perché eso también es la preparazione che hacen todas las... La abuela el domingo era irse a robar la albóndiga mientras freía. Esa tradición que todavía se guarda en Argentina, el domingo de juntarse la familia y de comer la pasta con carne, porque el lujo de tener la carne es el domingo, ¿no? Sí. El día de fiesta. Entonces había familia que se podían permitir carnes más caras. Y en ese caso es algo barato porque la carne picada es barata, el pan, cocina de recupero, del pan viejo, por eso se utiliza pan. Y inclusive se pueden hacer albóndigas solamente de pan. Pan en remojo con huevo. Y hacemos albóndigas solamente, la freímos, si queremos la metemos en la salsa. Ok, adesso abbiamo messo a bollire l'acqua, classica acqua abbondante, acqua e sale.
una ricetta della polpetta che piace molto agli stranieri è la polpetta al limone. Che una ricetta che le gusta molto a los extranjeros è l'albondiga al limone. Sì. Zone di Sorrento, Capri fanno una variante dove non usano pomodoro ma usano, diciamo, panna, limone, burro e fanno, diciamo, okay, questa ricetta che è molto apprezzata. Una zona della costiera amalfitana dove hai molto limone in questa zona e hacen una variante che è con limone e crema invece di tomate, però è algo che gusta molto a los extranjeros, sí, no a los italianos. No, no. De hecho hacen una pasta al limón también, hay una que es solamente con cáscara de limón en esa zona siempre, que es así en realidad, la comen los italianos, pero no la albóndiga, porque tenemos ese concepto que la albóndiga es con tomate. No existe una cocina italiana, sino que existe una cocina regional italiana. Cada región tiene su cocina. ¿Eso por qué? Porque en realidad la cocina está basada sobre los productos del territorio. Por eso diferencia pasta fresca, pasta seca. ¿Por qué la pasta seca? Porque en esa zona da mejor clima para secarse. ¿Por qué el tomate viene de allá? ¿Por qué la cebolla viene de allá? Porque son distintos climas. Italia es el país con más biodiversidad en el mundo. Como decía antes, tomate no es tomate perita, tomate redondo, sino que tenemos 500 variedades de tomate y así por mucho producto. Variedad de manzana, variedad de uva, es el país con más variedad de uva, uva de mesa, uva de vino, la aceituna. Entonces, ¿qué pasa? Se crea en ese territorio. ¿Por qué la mozzarella de búfala viene de allá? Porque allá se da el clima ideal para que la búfala se críen, para que dé ese tipo de leche, porque come ese tipo de pasto, así como el parmigiano, pues si no haríamos parmigiano en todo el mundo y no es así, porque necesitamos ese tipo de clima para que se vaya estacionando el queso, así por el jamón crudo y así por toda la cosa. Entonces por eso se cocinaba en Italia cuando todavía no era Italia, por eso hablamos de cocina regionale. Después hay una nueva cocina italiana, sí, claro que lo hay, con nueva técnica, pero en realidad está basada sobre la cocina regionale, ¿sí? Siempre la base es cocina regionale. Y hay platos después afuera de Italia, quizá ustedes se refería a eso, que están pensados como italiano y que en Italia no existen. El más clásico es los spaghetti al pomodoro, perdón, los spaghetti alla bolognese. En Italia no existe ese plato, pero seguramente es uno de los platos más difundidos en el mundo y lo conocen como, sí, italiano, pero e ningún pasta, italiano te come. Es la pasta al alfredo. Anche. La pasta al alfredo es otro ejemplo, claro. Pasta al alfredo. Y bueno, en América. En Estados Unidos es como muy famosa. Pasta al alfredo. Porque antes comían, tenían solamente un ingrediente y quizá comían ese ingrediente todos los días. Entonces, ¿de qué nace la cocina italiana también? De la necesidad de tener cosa nueva con muy poco ingrediente, con muy pocos recursos. En mi zona, que yo vengo de la Puglia, en ese momento había solo habas. Entonces comían un día habas cremoso, otro día lo mezclaban con la cebolla, otro día lo salteaban con el pan duro. Otro día lo hacían con los morrones fritos, con la chicoria, o sea, siempre de habas hablamos, era todos los días, pero iban inventando preparaciones nuevas con el mismo ingrediente. De hecho, la pasta de eso se trata. ¿Por qué tanto formado de pasta? Porque se cansaban de comer uno y siempre inventaban uno nuevo para no comer siempre lo mismo, ¿sí? En realidad es lo que después al final hago yo en mi restaurante, es esa nueva cocina italiana, pero no es cambiarla del todo, sino que es, sí, no sé si es la palabra exacta, reversionarla, pero sino que es llevarla al día de hoy
ad esempio un ragù antes se cocinava con tutta la grasa e varias horas, hoy podemos sacarle esa grasa y tenemos casi el mismo sabor, es un tema saludable. El arroz, no pone, en el risotto, no ponerle tanta manteca como se hacía antes, sino que ponerle la mitad de la manteca y vamos a tener el mismo gusto. Porque antes necesitaban tanta caloría y quizá comían una vez al día o entonces necesitaban tanta caloría. Hoy no necesitamos más. Porque gracias a Dios tenemos todo, todo el día, todos los momentos y podemos comer más variado y tenemos acceso a todas las la verdura, también eso lo utilizo de más verdura también. Ok, ci siamo. Adesso facciamo bollire gnocchi in acqua abbondante salata. Agua salada, siempre, siempre tira la pasta. Agua con sal. Sí. El ideal sería 1 litro de agua por 100 gramos de pasta y 10 gramos de sal. Eso es el ideal cuando cocinamos todo tipo de pasta. Dice que es un mito quello di mettere l'olio nell'acqua quando si cucina la pasta. No, per la pasta. Non si usa, cioè per la pasta non ha un senso mettere. Bueno, la piensa come io, Domenico. Negli gnocchi può averci un senso. Che cocinando la pasta normale non hace falta poner aceite. Primero perché l'acqua sta hirviendo, entonces sta in movimento già, entonces non se va a pegar la pasta. E noi la revolvemos, entonces non se va a pegar la pasta. Y segundo, el tema de agregarle aceite a la pasta hace que se le forme una película afuera, entonces no absorbe más la salsa, que nosotros lo que queremos en realidad. Entonces le estamos haciendo un daño, eso es. En el caso de los gnocchi, porque él puso aceite dentro el agua, no, he messo olio tú, ¿no? No, yo no, porque diciamo que si aggiunge siempre per una questione di tutela, cioè se lo gnocco non è fatto bene, allora uno aggiunge un po' di olio, si può salvare. Se lo gnocco è fatto bene non ha bisogno, perché se c'è acqua abbondante... Se viene hecho no, no hace falta ponerlo. Lo che él dice dell'aceite antes è che se noi facciamo una precauzione, entonces sí, utilizamos l'aceite para que no se pegue, però è para eso. Ok, ci siamo quasi. Tecnicamente da quando lo gnocco sale a galla facciamo cuocere per un altro minuto, minuto e mezzo. Che quando sale, arriva il gnocchi, ahí lo cociniamo un minuto, minuto e mezzo más. In modo da, diciamo, far gelificare gli amidi e non avere quella spiacevole sensazione di farina cruda. Entendieron eso, no? Sì. Allora, sicuramente la salsa a pomodoro aveva bisogno di una mezz'ora, 40 minuti in più di cottura, che adesso non avevamo. Che sicuramente, no sicuramente, è così, che se necessitava media ora más di cocción, però in realtà per questione tecnica, para che non esperen, ahí già va a tirarlo nella salsa. Che da come si vede non si sono attaccati, sono tutti separati. La miglior cosa però è non utilizzare quell'arnese, ma o un passaverdure o uno schiacciapatate. Non so se qui c'è lo schiacciapatate, sì. No, nessuno di tutte e due. Ma ci sono, però non è. Che in realtà non è l'ideale utilizzare il pizza papas, sino che il passaverdura. Ugualmente per. Para los gnocchi nosotros usamos el pasaverdura de la cocina para que... Lo que pasa es que acá era también tan poca cantidad.
un po' di basilico tagliato sottile. Parmigiano. E giusto un filo d'olio. Allora, lo gnocco, una cosa importante, ha bisogno di parecchio sugo, perché è una preparazione che tende ad asciugare facilmente. Quindi se dobbiamo essere generosi di salsa, in modo che da quando, diciamo, lo mettiamo nel piatto e lo serviamo, diciamo, anche a degli amici, non abbiamo quella, diciamo, quella spiacevole sensazione che si attacca tutto e diventa un'unica palla, ma rimane tutto comunque abbastanza omogeneo, amalgamato bene, ricco di salsa e piacevole. Esto è il passatutto para che lo che... Cioè.